Noi come Agenzia per la Protezione Civile utilizzavamo dei sistemi per la comunicazione massiva alle autorità di protezione civile. Ci siamo ovviamente guardati attorno e la scelta è ricaduta su Notis perché ci dava la possibilità di implementazioni e integrazioni con i sistemi che già stiamo utilizzando, che per noi era strategico mettere a sistema. Con Notis, mano a mano che approfondiamo l'utilizzo, scopriamo anche nuove possibilità, ma molte idee ci stanno venendo proprio grazie all'impiego quotidiano. Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Vischi e lavoro presso l'Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano. Mi occupo di attività presso il Centro Funzionale Provinciale. Grazie a un progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che si chiama MOSE, abbiamo potuto sperimentare la tecnologia di Notis. Erano circa una decina d'anni, se non di più, che utilizzavamo una tecnologia basata sull'invio di fax, email ed sms, in qualche forma anche ormai obsoleta, soprattutto per quanto riguardava la gestione sia dei contatti, sia soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di canali che nel frattempo sono diventati fondamentali per la comunicazione in emergenza, ovvero social media, comunicazioni tramite PEC o anche integrazioni ad esempio con app già in uso sul nostro territorio. Ad esempio in Alto Adige già da diversi anni esistono app consolidate che vengono utilizzate dai cittadini per la consultazione di informazioni, ma che vengono anche utilizzate eventualmente per comunicazioni di emergenza, però non venivano sfruttate a pieno proprio per a volte la complessità della configurazione della campagna. Grazie a Notis diventa molto più accessibile la comunicazione attraverso questi canali. Uno di questi ad esempio è il Game to Go, che è un'app diffusa in tutti i comuni dell'Alto Adige, e attraverso l'integrazione con Notis adesso abbiamo la possibilità di diffondere comunicati di protezione civile direttamente alla cittadinanza. In analogia anche l'app Meteo Alto Adige, che è un'app estremamente diffusa sul nostro territorio, quindi sportivi e appassionati di outdoor, e questa app permette adesso, grazie a Notis, di ricevere e quindi di ridiffondere comunicati di protezione civile, quindi in caso di emergenza. Questo si inserisce in quel più completo sistema di allertamento basato sulle sirene, il sistema di allertamento per la popolazione, e che proprio grazie a Notis invece adesso vogliamo amplificare. Notis di fatto è uno strumento in questo senso aperto e quindi le potenzialità sono massime. Mi viene solo da pensare anche in un immediato futuro integrazioni con app legate ai sistemi di allertamento di protezione civile di recente sviluppo, tra cui anche l'IT Alert che sta per nascere in Italia. Noi disponevamo già di una piattaforma per tutti i dati provenienti da tutta la nostra sensoristica idrometeo. Queste informazioni di fatto però erano consultabili solo attraverso l'operatore umano che andava a visualizzare uno schermo. Riuscire a realizzare attraverso l'integrazione con Notis uno strumento di cosiddetta mobilizzazione, quindi di informazione mirata anche a un gruppo ristretto di tecnici per segnalare che una determinata soglia di monitoraggio veniva superata, è stato per noi fondamentale. Quindi Notis in questo senso si posiziona sostanzialmente al centro di un sistema in cui vari strumenti già consolidati si innestano e comunicano tra loro. Più che un problema, il bilinguismo per noi rappresenta un'opportunità, perché visto che la nostra terra è una terra di turismo, le soluzioni che siamo riusciti a sviluppare grazie alla collaborazione col team di sviluppo di Regola ci permette in prospettiva di comunicare ad esempio in lingua inglese o altre lingue, quindi dall'interfaccia utente
alla capacità di inviare e gestire campagne differenziate per lingua, alla gestione di informazioni in più lingue relative ad esempio ai contatti, alle anagrafiche o altre informazioni presenti nel sistema. Questo secondo me per una terra come l'Italia, non solo per l'Alto Adige, è un aspetto fondamentale, e la possibilità di comunicare anche a cittadini che magari sono turisti o sono qua solo in transito o in visita, secondo me è fondamentale. Stiamo sondando dei terreni nuovi, uno di questi è sicuramente la possibilità di utilizzarlo per la comunicazione di tipo operativo con le organizzazioni di volontariato piuttosto che servizi tecnici provinciali. Una delle cose che ci ha aiutato molto è stata la possibilità di profilare un'architettura dei tenant che ci permettesse di gestire questo in maniera estremamente flessibile. Non da ultimo la capacità che ha Notice di gestire i contatti e le anagrafiche condividendo le informazioni tra più enti, quindi non solo per l'allerta classica ma anche per comunicazioni di servizio, per la mobilizzazione di tecnici, anche grazie alle logiche di escalation native all'interno di Notice. Un esempio però è quello classico di invio di un'allerta di protezione civile ai sindaci piuttosto che alle strutture operative. Sostanzialmente un processo già predefinito grazie ai modelli che possono essere configurati in Notice, e quindi l'operatore che deve poi occuparsi dell'invio della comunicazione si limita sostanzialmente ad allegare il documento ufficiale, ma tutte le altre incombenze sono già assolte nella fase di configurazione da parte dell'amministratore del sistema. In una logica di qualità e di tracciabilità delle operazioni dà anche una maggiore sicurezza perché riduce la possibilità di errore. E non da ultimo anche la possibilità, sempre attraverso Notice, di interrogare strutture sul campo e ricevere rapidamente informazioni in pochi click. Abbiamo proprio testato questa soluzione quando abbiamo effettuato una campagna di test rapidi su tutto il territorio dell'Alto Adige per la pandemia Covid, e in quell'occasione avevamo in piedi sul nostro territorio in contemporanea 200 siti con 600 linee di test, e grazie a Notice e grazie alla funzionalità questionari abbiamo potuto raccogliere in maniera molto semplice e immediata le risposte. Bisogna sottolineare che dietro Notice c'è un gruppo di persone competenti che ci ha permesso di realizzare ed identificare assieme le soluzioni migliori, una capacità di interazione anche col cliente che a mio avviso è fondamentale.